22 febbraio 1512. Muore a Siviglia Amerigo Vespucci. Navigatore ed esploratore, era nato a Firenze il 9 marzo 1454. Di nobile e coltissima famiglia, si appassionò ai viaggi e alle scoperte passando attraverso il pensiero del grande filosofo umanista suo conterraneo, Marsilio Ficino. Divenuto un ottimo cartografo, intuì che le terre scoperte da Cristoforo Colombo nel 1492 non erano le Indie orientali, ma un mundus novus, cioè un nuovo ed ignoto continente interposto tra Europa ed Asia. In suo onore e come riconoscimento per questa straordinaria scoperta, al nuovo mondo venne dato il nome America. 4 le grandi spedizioni da lui guidate, finanziate prima dalla Spagna e poi dai sovrani portoghesi. Al contrario degli altri navigatori dell'epoca, era molto più interessato al tracciamento geografico dei luoghi scoperti che alla ricerca di grandi tesori e di vie commerciali per le spezie. Nelle sue lettere la priorità è sempre descrivere in modo minuzioso i luoghi esplorati, così come grande è la cura nel tracciare le mappe da lui stesso disegnate in ogni particolare nel corso dei suoi lunghi viaggi. Il 22 febbraio 1931 il veliero da 3.543 tonnellate, 101 metri di lunghezza, 15 di larghezza, con ben 24 vele distribuite su tre alberi da 54, 50 e 43 metri, creato per l'addestramento degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno, viene battezzato con il nome del grande navigatore. Tuttora la più anziana unità in servizio nella Marina Militare, la Amerigo Vespucci, esprimendo con incomparabile bellezza la sua vocazione, ha per motto non chi comincia, ma quel che persevera.